Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Con l'arrivo dell'estate non so mai cosa portarmi per pranzo al lavoro. Vuoi perché al lavoro non ho un forno a microonde dove poter riscaldare la pasta e anche perché d'estate non sappiamo mai cosa cucinare. Però questa ricetta invece, vi assicuro, è una ricetta fantastica che potrete rifare quante volte volete voi. Io l'ho già assaggiata, l'ho già provata, mi è piaciuta così tanto che ho deciso di riproporla anche qui in Cucina con Agnese. Sto parlando di rigatoni con fagiolini, pomodorini e tonno, ingolositi ancora di più con dei carciofini sott'olio e olive. Però andiamo con ordine. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono i rigatoni, oppure scegliete qualsiasi tipo di pasta corta voi vogliate. Qui ci sono circa 230 grammi. Ci serviranno 135 grammi di tonno sott'olio. Io ho scelto i filetti, mi raccomando, trattiamoci bene. Ci serviranno dei fagiolini già lessati, 200 grammi. 6 carciofini sott'olio, 200 grammi di pomodorini ciliegini, 80 grammi di olive nere e verdi, olio e sale. L'acqua sta per venire a bollire per cuocere la nostra pasta e allora mettiamoci subito a prepararla. Eccoci qui, ho cotto la pasta in acqua bollente e salata, mi raccomando. Ora l'ho scolata, l'ho passata sotto l'acqua fredda per fermare la cottura e ho aggiunto un filo di olio, neanche un cucchiaio, per non farla attaccare. Ora i passaggi sono veramente semplicissimi. Ho sciacquato i pomodorini ciliegino, li dobbiamo dividere a metà, se troppo grandi anche in quattro pezzi, e li andiamo ad aggiungere all'interno. Parto da questi che sono un po' più laboriosi. I fagiolini, casomai, potete lessarli insieme alla pasta. Questi sono i primi fagiolini della stagione, quindi sono talmente teneri che ci hanno messo neanche 10 minuti di cottura. Poi, se fate riposare questa pasta in frigo qualche ora o anche tutta la notte, come schiscetta il giorno dopo, vi assicuro, è buonissima. Ed è proprio la cosa che farò io. Io me la preparo oggi per portarmela poi domani al lavoro. Andiamo ad aggiungere le olive all'interno, i carciofini uno alla volta e li tagliamo a metà. Non ho buttato l'olio di conservazione perché questi sono fatti in casa e quindi l'olio è quello buono. I fagiolini lessati. E infine il tonno. Rompetelo pure in pezzi grossolani. Tanto poi andremo a mischiarlo all'interno e si romperà ulteriormente. Aggiustiamo con un pizzico di sale. Poi assaggiamo la fine e ci regoliamo ulteriormente. Se volete anche del pepe bianco, un filo di olio ancora, 2 o 3 cucchiai serviranno tutti. Diamo una bella mescolata e facciamo insaporire bene bene tutti gli ingredienti. E ora non ci resta che coprire la nostra pasta con carta trasparente, lasciarla qualche ora in frigorifero e poi gustarla. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Se la rifate anche voi, mi raccomando, mandatemi un sacco di foto o taggatemi su Facebook. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.